Proseguiamo con un altro dei racconti scritti da Enzo Fileno Carabba, liberamente ispirati alle vite del Vasari. Oggi ascolteremo la vita di Beato Angelico, col quale Benozzo collaborò all'inizio della propria carriera. Chi dipinge opere sante dovrebbe essere santo. Accade raramente, ma quando accade, grandi sono il piacere e la dolcezza. Negli impervi territori dell'estrema bontà, l'uomo si libera da ciò che è inutile. Fra Giovanni da Fiesole cominciò giovanissimo a dipingere personaggi assorti nella grazia, frastornati dalla luce. Una volta mangiò col Papa, che gli offrì della carne, e lui non sapeva se accettarla, dato che non aveva avuto il permesso del priore. Era così immerso nella regola da essere libero, si era scordato dell'autorità del Papa. Amava sorvolare su tutto, forse anche per questo più tardi fu detto angelico e successivamente beato. Gli facevano schifo le azioni del mondo e preferiva essere lasciato in pace. Avrebbe potuto comandare a molti. Gli sembrò un'inutile fatica. Non si arrabbiò mai con gli altri frati, e questo io stento a crederlo, ma non posso escluderlo. Quando arrivò a San Marco, aveva già realizzato opere di cui è impossibile saziarsi, ma nel convento fece qualcosa di unico. Affrescò tutte le 44 celle dei frati e alcuni degli spazi comuni. In cima alla scala che porta ai dormitori dipinse un'annunciazione. Si consultò con Michelozzo, che stava ristrutturando l'edificio, e così Maria risponde sì all'angelo in un ambiente che sembra parte del convento. L'annunciazione si ripete in ogni luogo e in ogni momento. Anche noi dobbiamo riuscire ad accettare, spiegò Fra Giovanni. Il suo allievo chiese preoccupato: le cose brutte? No, quelle belle è più difficile. Questa annunciazione si trova in un punto in cui passavano tutti, anche i visitatori, per cui c'è oro nelle aureole. Invece gli affreschi nelle celle dei frati dovevano servire alla meditazione individuale, non ostentare bellezza. Per questo sono bellissime. Sceglieva i soggetti da dipingere parlando con i confratelli. Uno di loro aveva la testa piena di pensieri e non capiva nulla. Bisognava svuotarla. Nella sua cella dipinse un'altra annunciazione. Anche qui la scena avviene nel convento, ma ora l'ambiente è privo di ornamenti. Niente oro nelle aureole. Perché solo 5 colori, maestro? Chiese l'allievo prediletto, ma deluso. Meno colori, più armonia, fu la risposta. Non ritoccava mai. L'opera, così come era venuta fuori beatamente dalla sua mano, obbediva alla volontà di Dio. Riuscì ad affrescare tutto il convento in pochi anni, aiutato da altri. Se veloce era l'esecuzione, tempestosa era la preparazione spirituale. Copiava le sue visioni. Non fece mai un crocifisso senza piangere, perché se non piangi, non hai dipinto un crocifisso. Un confratello gli parlò delle sue sofferenze. Gli chiese il segreto per superarle. Soffri? Ci pensò su. È normale. Nella sua cella
dipinse la trasfigurazione sul monte Tabor. Cristo, stendendo le braccia, prende forma di croce, senza che ci sia nessuna croce. Al tempo stesso è avvolto nella luce. «Ma la croce?» chiese l'allievo prediletto. «Guardalo, ascoltalo, è la croce di se stesso, come noi». La sua fama cresceva, lo chiamavano altrove, a volte andava. Per esempio lavorò a Roma con l'allievo prediletto. Altre volte diceva parole sante che significavano «lasciatemi in pace». Il Papa gli propose di diventare arcivescovo, ma lui rispose «preferirei di no». Ci sarebbe quel sant'uomo di Antonino, che infatti anni dopo fu fatto santo. Ma restiamo nel convento. C'era un frate che reagiva a tutto, si sentiva sempre provocato. Fra Giovanni, nella sua cella, dipinse un Cristo deriso che riceve sputi, bastonate, schiaffi. Però resta tranquillo. Per lui non sembra una questione personale. L'affresco raffigura contemporaneamente atti successivi. In questo modo la pittura supera l'intralcio del tempo. Non è rappresentata l'intera persona che oltraggia, solo una mano nel vuoto o una testa sputante, secondo una tradizione medievale. «Vuol dire che devo fare a pezzi chi mi offende?» chiese il frate. «Non era proprio questo che intendevo. Tu prega tutti i giorni di fronte a lui, che viene deriso. A forza di pregare vedrai la realtà». In questo affresco Gesù regge una sfera, perché sapevano benissimo che la terra è tonda. Siamo noi che non sappiamo quello che sapevano loro. Parlò con un altro che aveva paura del futuro. Allora dipinse nella sua cella la scena in cui l'angelo è presso il sepolcro vuoto di Gesù e dice alle pie donne: «Non abbiate paura». A sinistra c'è San Domenico. In tutti gli affreschi destinati alla meditazione c'è San Domenico oppure qualche altra figura che, nella realtà storica, non poteva essere dentro la scena. E questo vuol dire che la scena è una visione di quella figura e che il frate stesso deve avere una visione. Anche in questo affresco fra Giovanni fu aiutato dall'allievo prediletto. «Andava bene, maestro?» «Benozzo, benozzo», rispose fra Giovanni con il suo sorriso beato. Quando arrivarono alle celle dei novizi, le figure di fra Giovanni si fecero ancora più semplici. Il paesaggio tendeva a sparire, l'esistenza a splendere lieve come certi attimi di felicità. L'allievo prediletto, sgomento, chiese spiegazioni con gli occhi. «Non devi descrivere», rispose fra Giovanni. «Devi curare». Aveva riempito il convento di immagini di Cosma e Damiano, che erano i santi protettori dei medici. Cosimo stava finanziando tutto, ma soprattutto erano santi che curavano le persone entrando nei loro sogni. Nelle celle dei novizi rappresentò molte volte lo stesso soggetto: Gesù crocifisso con sotto San Domenico che prega, ridotte all'essenziale. «Le cose sono le cose, ma anche qualcos'altro», spiegò all'allievo. Si chiese come si sarebbe dipinto Gesù. Le diverse posizioni di San Domenico corrispondono ai diversi modi di pregare che il santo stesso caldeggiava. Nella cella di un frate che non credeva più in se stesso, fra Giovanni dipinse San Domenico che prega con le braccia spalancate,
che sarebbe il sesto modo, quello in cui chiedi aiuto a Cristo per un'impresa eccezionale. In quella di un frate che non riusciva a sentirsi in colpa, San Domenico è steso a terra. E questo è il secondo modo, quello in cui si esprime un desiderio di penitenza. Guardalo, un giorno sentirai questo desiderio anche tu, forse. Molti anni dopo, in un momento di crisi, l'allievo prediletto Venozzo Gozzoli tornò a vedere l'opera del maestro e si accorse che tutti gli affreschi erano risposte e che queste risposte erano tappe di un viaggio a cui aveva contribuito, ma che doveva ancora compiere. Nel 1982 Fra Giovanni è stato proclamato beato davvero, e così questa è la storia di due aggettivi che sono diventati realtà.